Bene, abbiamo terminato questo concerto con anche Vasile al violino Piacere. e Gabriele Zanetti alla chitarra. Si tratta di un binomio abbastanza singolare perché il violino ha una voce molto potente, mentre la chitarra ha una voce più delicata. Prima di tutto chiediamo ad anche Vasile se, quale strumento preferisce come camerista, come musica da camera. Posso dire che la nostra formula è una formula molto interessante e che subito mi ha colpito perché insomma è uno strumento molto delicato e allora anch'io ho dovuto lavorare a abbassare i suoni e da questo punto di vista anche si possono fare più sfumature e poi è bello anche suonare con Gabriele, è stato sempre un piacere fare le prove e anche i concerti che li abbiamo fatti insieme. Diciamo è una persona molto solida che crea un stato di bene in quale insomma mi sono sentita sempre molto ben accolta dalle sue corde della chitarra e questo è una cosa molto importante. C'è da dire poi ciascun formula in parte, no? Da musica da camera ti dà delle altre emozioni, insomma ogni volta scopri nuove sensazioni e anche, posso dire anche nuove tecniche, perché ogni volta la tecnica d'arco deve cambiare Deve e adeguarsi, insomma. Molto adeguarsi, insomma, a quello che stai suonando. bene. Gabriele Zanetti è un chitarrista iseano, di origine iseana. Ha studiato chitarra classica, ovviamente, come tutti hanno potuto ben sentire nel concerto di oggi, ma leggo qui nelle sue note così, di presentazione cose un po' strane. King Crimson, Yes, Pink Floyd. Come mai questo interesse per la musica leggera? Chiamarla leggera già, a parte che mettere l'etichetta alla musica non mi è mai piaciuto. Comunque diciamo che io ho avuto una formazione accademica molto che mi ha formato veramente in parte, perché in realtà mi penso di essermi formato di più facendo musica, non tanto frequentando la scuola. Io avevo cominciato il conservatorio nel distaccamento di Darfo molto tardi, nel senso che avevo 16 anni. E avevo sempre suonato più che altro la chitarra elettrica, la chitarra acustica. E dopo ho cominciato a interessarmi veramente alla musica classica, scoprendo un mondo che adesso reputo più interessante, ma che allora mi sembrava un po' lontano, insomma, dalla mia sensibilità, ecco. Grazie alla conoscenza con Giorgio Cordini, che ha fondato un festival che si chiama Questi Franciacorta, a cui tra l'altro abbiamo suonato anche io e anche quest'anno, ho potuto conoscere da vicino tanti grandi chitarristi di chitarra acustica e non solo, insomma, e quindi adesso addirittura faccio parte del consiglio direttivo dell'associazione, mi sono impegnato attivamente per cercare di portare avanti un po' la cultura della chitarra a 360 gradi, e quindi per me questa chitarra, che è quella che normalmente si definisce classica, è solamente un mezzo, non è la verità assoluta, ecco. Quindi per me la musica è bella tutta, e anche se personalmente ultimamente mi piace di più, insomma, quella che viene normalmente definita musica classica, ecco. In questa puntata abbiamo ascoltato e conosciuto anche Vasile e Gabriele Zanetti. Questa è la Camera della Musica, la trasmissione che Brescia TV dedica al mondo della classica, della musica sinfonica, della musica ovviamente cameristica. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie ad Enrico Fappani e ai nostri tecnici e buon fine settimana.